Sanio Popolare è sostanzialmente un tentativo di riaggregare anche sul nostro territorio quelli che sono gli elementi di rappresentanza politica che fanno riferimento al mondo moderato. Noi partiamo, come si dice, dalla casa del padre per avventurarci in un sentiero più ampio per raccogliere, diciamo, le rappresentanze di quelle formazioni che fanno riferimento alla cultura popolare, che è la cultura di ispirazione cattolico-sociale, che vede al centro valoriare la difesa dell'uomo, della vita, del creato, un po' come diceva anche Don Nicola De Blasio. A questa associazione partecipano tantissimi amici, oltre 20-30 amministratori della provincia di Benevento, tanti amici che hanno avuto l'esperienza nell'UDC, dal quale non ci siamo dissociati. Diciamo che facciamo un percorso un po' più ampio, anche perché anche sul piano nazionale ormai c'è la convinzione che bisogna superare le vecchie sigle. L'UDC è una storia importante, ma appunto fa parte della storia. Dobbiamo aprirci ad una possibilità di maggiore aggregazione e poi sicuramente dobbiamo anche valutare la collocazione di questo nuovo aggregato in uno dei due schieramenti maggiori, centrodestra e centrosinistra. Naturalmente lo faremo tenendo conto della responsabilità. Oggi in Italia, più che differenze tra le tradizionali aree destra e sinistra, c'è la differenza tra populismo e responsabilità. Noi facciamo naturalmente parte del polo della responsabilità e quindi valuteremo queste cose anche sul piano locale in relazione alle elezioni del Comune di Benevento. Ecco, proprio questo, insomma, Sannio Popolare nasce chiaramente anche con nome, con attaccamento al territorio, che appunto il sabato. Ci saranno le prossime elezioni comunali. Quale strategia, che cosa vedete Sannio Popolare, come potrà presentarsi agli elettori? Sicuramente Sannio Popolare sarà presente, non so se con una lista autonoma o aggregandoci ad altre rappresentanze. Valuteremo le proposte in campo, partiremo dai programmi e noi nei prossimi giorni renderemo chiare le nostre priorità in ordine al governo del territorio della città. E in ragione di questo faremo delle scelte. Le priorità allora per il governo della città quali sono, secondo voi? Sicuramente c'è bisogno di un piano strategico per tentare di rilanciare una realtà come la nostra, che è una realtà del sud, sulla quale bisogna fare delle scelte chiare in ragione di quelle che sono le vocazioni naturali, come può essere appunto la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, la cultura e quant'altro, e sicuramente uno sguardo agli ultimi, alle periferie, che diventa oggi, soprattutto in una condizione di difficoltà e di povertà, uno degli elementi principali della politica.